Una volta tanto il ritardo di Milano nei confronti di altre città è un elemento che può anzi aiutarci a evitare di fare errori. Quindi io dico, questo è un'idea nuova di museo. E questa idea nuova di museo parte dal fatto che ogni luogo ha un'identità precisa. Ed è il lavoro che stiamo facendo. Noi abbiamo cominciato col dire che il padiglione d'arte contemporanea, a partire dalla mostra con Marina Abramovic, deve essere un luogo dove si fanno esperienze legate a personaggi artisti, solo esibition, con magari ricerca, sperimentazione, ma questo deve essere il suo carattere. Quindi anche il tipo di relazioni internazionali con altri luoghi, stiamo facendo la cosa sempre in Londra, deve essere su questo tipo di onda, di tono, di sintonia. Abbiamo cominciato col dire che la Rotonda della Besana deve restituire tutta una sua identità e un mese fa abbiamo lanciato una gara perché la Rotonda venga gestita perché diventi uno spazio per la creatività e la cultura per l'infanzia, per i bambini di Milano. Stop. Quello che verrà fatto lì nei prossimi anni avrà quel carattere. Possiamo discutere, funziona o non funziona. Secondo me è un luogo perfetto per diverse ragioni. Spazio verde, è protetto, ha uno spazio centrale di grande flessibilità. Qui ci saranno, come dire, laboratori, mostre, spazi di ricerche in relazione col sistema delle scuole, dei corsi legati alla cultura, all'arte e anche a tutte le forme di presenza di spazi educativi nei musei, negli altri musei che hanno a che vedere con l'educazione culturale dei bambini. La Besana diventa questo. Palazzo Reale. Palazzo Reale stiamo cercando di farlo diventare un luogo dove, come dire, le grandi mostre internazionali siano seguite e abbiano il massimo spazio possibile a partire da una asticella molto alta. Non è immediatamente possibile, ma questo è il lavoro che stiamo cercando di fare. Quando arriva una mostra a Palazzo Reale, fino a poco tempo fa, la mostra veniva presa e organizzata. Adesso la stiamo gestendo in un modo diverso. Naturalmente non possiamo cancellare tutto, né è nel nostro interesse, come dire, avere un atteggiamento da purismo, perché sarebbe un suicidio. Quindi vogliamo però la grande mostra su Picasso, che arriverà a settembre e che arriva per la terza volta a Milano, Picasso, è una mostra che stiamo riguardando come curatore in modo sostanziale. Stiamo modificandone una parte, nel senso che ci sarà una parte dedicata alle presenze di Picasso a Milano, quella recentissima e drammatica del 2001, perché era qualche giorno dopo l'11 settembre, ma quella poi soprattutto straordinaria del 1953, quando Picasso arrivò a Guernica. Guernica arrivò solamente perché Picasso si convinse di spostare dal MoMA perché c'erano le cariatidi, e guardando le immagini delle cariatidi decise di lasciare uscire Guernica, se no era destinata a tornare a Madrid dopo la morte di Francisco Franco, e Guernica arrivò con altre due opere che poi torneranno anche a settembre, una dedicata alla guerra in Corea. E tutto questo era stato rifiutato per ragioni politiche legate alla guerra fredda qualche mese prima da Venturi a Roma. Quindi c'è una storia interessantissima che stiamo ricostruendo in modo tale che quando Picasso sarà a Settembre Palazzo Reale non sia semplicemente solo, che basterebbe una grande retrospettiva, ma ci sia anche un ragionamento che la città fa su come Picasso ha in passato scandito dei momenti importanti della storia politica di questo paese, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, il lavoro che stiamo facendo, questa mattina abbiamo lavorato molto bene sull'Ansaldo. L'Ansaldo sarà un museo dedicato all'interculturalità, allo scambio delle culture, e quella è una destinazione precisa. Quindi sarà uno spazio dove Francesco, poi se voglia, non so se oggi o pomeriggio, ci racconta la sua idea, perché poi diciamo il protagonista di questa parte sull'Ansaldo è Francesco Bonanni, e la prima mostra è una mostra che ha un carattere emblematico, cioè già quella mostra lì dice tutto su quello che potrà essere l'Ansaldo, un luogo dove ci sarà anche una presenza delle collezioni etnografiche, ma dove la grande parte dello spazio sarà dedicata a mostre, esposizioni, installazioni temporanee, e dove ci sarà una forte relazione con le più di 430 comunità internazionali che abitano Milano oggi e si sono riunite in un forum che ha un rapporto molto diretto con noi, con cui scambiamo conoscenze ogni giorno. Allora, diciamo, per andare avanti, l'idea che sta venendo fuori, avanti, immagino,
è che questa stella che parte dal centro si possa estendere avanti, e poi vedete adesso questi sono alcuni bracci di queste, l'esempio di alcuni bracci di queste stelle spiega bene anche come questo museo esteso adesso mette un nome, come dire, impegnativo, però in un certo senso Francesco ha detto, il MET di New York è un edificio unico con prestazioni straordinarie ed eclettiche. Il modello di Milano sono tanti edifici con una regia però molto forte che li usa come se fosse un edificio unico. Quindi, questo è un po', torniamo indietro, il MET vuol dire quindi dare un'identità precisa, no, avanti, 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 e vuol dire avanti. Questa è la chiave un po' di quello che ho appena detto, che ogni spazio di questa rete abbia una sua identità forte, chiara. Questa è l'identità che vogliamo per gli spazi espositivi a Milano. La cosa interessante è che questo lavoro, questa rete di spazi che dovrà tra breve cominciare ad avere anche una sua presenza comunicativa, una sua logica di gestione, una sua logica di programmazione, possa anche inglobare dei luoghi giuridicamente privati, a gestione privata. Perché se la regia pubblica è forte e l'asticella della qualità e dell'identità dei luoghi e della programmazione è alta, i privati sono molto più incentivati a essere parte di questa rete. Ne stiamo parlando con Andrea Bicocca, ne parleremo certamente con Triennale, che è una fondazione pubblica, ma insomma in cui noi non siamo unicamente protagonisti come amministrazione comunale, ma questo per dire che il MET è essenzialmente una rete che significa coordinamento e scambio di informazioni e comunicazione integrata rispetto agli amministratori di questa città, che può far fare un grande passo in avanti alla Milano del futuro, una Milano in cui stiamo costruendo un portale in cui chi arriva a Malpensa, Linate, o dall'autostrada o stazione, abbia l'immediata visione di quello che la città offre in tutti i suoi spazi. E poi c'è un'altra ragione fondamentale del MET e di questo lavoro sull'identità dei luoghi. E questa ragione è dovuta al fatto che oggi le risorse non sono dalla parte pubblica. Ieri Lisnera ha lanciato un grido d'allarme sulla gestione della Scala dicendo che la Scala sta privatizzandosi. Ora, devo dire che l'Italia dice una cosa giusta, nel senso che rispetto agli altri grandi teatri stabili internazionali, la Scala ha una percentuale di finanziamenti pubblici più bassa. Non dice una cosa completamente corretta, perché in realtà il Comune, per esempio, sulla Scala con grandissima fatica ha tenuto un investimento che è costante, però il vero problema è che l'Italia pone è cosa vuol dire oggi pubblico. Io penso, lo dico con molta franchezza, che la grande ragione di una presenza pubblica stia nella capacità di avere un progetto d'insieme, avere una regia e avere una comunicazione in qualche modo integrata. Dopodiché, il fatto che i privati siano le risorse che alimentano la vita, la circolazione dell'esposizione delle opere è indiscutibile, è qualcosa che ormai è dato. Qual è il punto? Che o noi siamo capaci di attirare i privati sulla base di progetti a lungo termine che hanno nell'identità dei luoghi e nell'identità della programmazione il loro punto forte, ed è quello che stiamo cercando di fare, noi stiamo cercando privati, molti li abbiamo già trovati, con molti, anzi alcuni li abbiamo trovati, con molti stiamo parlando, a cui diciamo, noi abbiamo il patrimonio d'arte contemporanea, non sarà più di tutto un po', ma sarà una cosa precisa. Hai voglia di scommettere con noi su questa cosa? Hai voglia di legare, di coordinare con noi questo progetto, di essere affiancato per 3 anni, 4 anni, 5 anni su questo progetto? Questo tipo di atteggiamento che abbiamo inaugurato, devo dire, sono stato molto aiutato da un altro consulente pro bono, Alessandro Profumo, che su questa cosa all'inizio mi ha molto aiutato e mi ha consentito anche di cominciare ad avere un'interlocuzione con un'ottantina di quello che si chiama stakeholder, rappresentante del mondo della finanza e dell'imprenditoria, del commercio, che sono stati chiamati a un discorso che sostanzialmente diceva: lasciamo perdere la questione della sponsorizzazione del singolo evento, anche perché è un tema che alla fine dà qualche vantaggio al pubblico e ai musei, dà pochi vantaggi a voi perché ormai c'è un'inflazione di sponsorizzazioni, però
Se proviamo a ragionare su una logica di mercato, noi rappresentiamo l'identità ai luoghi, chiediamo di partecipare con noi alla programmazione e di darci le risorse perché questa identità poi si sviluppi davvero. E la cosa comincia a vedere i risultati. Questo ancora una volta è il merito. È una cosa che puoi fare solo se hai una regia complessiva. Avanti, avanti. E questo è il programma espositivo, diciamo, dietro ancora, tanto per capire, un po' degli spazi del MEC che abbiamo costruito. Facendo una specie di miracolo perché alla fine noi avevamo come budget 700.000 euro. Quindi siamo riusciti, prendendo mostre che erano programmate, cercando sempre però di inserire un ripensamento, una reinterpretazione che rendessero più pertinenti e congrue rispetto al luogo in cui andava. Sviluppando alcune mostre nuove in cui abbiamo investito tutto, io ne cito due, poi la terza appunto, è quella della. Ma ne cito due che sono per me di grande orgoglio. Noi facciamo nei prossimi mesi due mostre, nei prossimi due mostre totalmente promosse dal comune. Questo non succedeva da 20 anni. Ed è per noi una prova, è stata una prova un po' di, come dire, quasi un esercizio che abbiamo voluto fare, nel senso che abbiamo provato a costruire due mostre senza avere nessun rapporto con aziende, editori, cataloghi. Sono completamente da noi prodotte, promosse, curate, comunicate. Devo dire che sono stato aiutato anche dalla disponibilità di persone come Giovanni Agosti, per esempio nel caso della mostra sul Bramantino, sempre il 22 maggio a Castello Sforzesco. Beh, questa è una mostra di cui sono molto contento, perché è una mostra che nasce con un'attività di ricerca. Oggi facciamo la seconda giornata di seminario al Castello sul Bramantino, quindi c'è un lavoro di ricerca che Giovanni e i suoi assistenti hanno prodotto su questo straordinario artista sconosciuto a Milano, eppure presente a Brera, all'Accademia, a Castello, che è un artista tra l'altro inquietante in alcuni aspetti e con delle parti, degli elementi di contemporaneità davvero inquietanti. E questa mostra è stata pensata da Giovanni Agosti, è stata allestita da Michele De Lucchi gratuitamente, è stata comunicata da Francesco Dondina gratuitamente, è stata, adesso non voglio dire che quella è la star della gratuità, però è stato un gesto politico per voler dire che il Comune comunque fa una mostra di rilievo internazionale che ci è già stata chiesta da altre istituzioni, riscoprendo un artista che ha a Milano la maggior parte delle sue opere, che è un artista di transizione tra due fasi importanti del Rinascimento, ed è un artista unico. Questa è una mostra preziosa che faremo a Castello Sforzesco, così come la mostra sugli anni 70 che Francesco ha curato, ma mi pare anche questa è una mostra straordinaria che unisce il fatto che avremo la donazione della notte di Pinelli di Vai nelle Cariatidi e in qualche modo reinterpreta questo grande episodio simbolico, spettacolare, teatrale di Dario Fo e lo collega in un'idea con le data d'arte degli anni 70 a Milano, anche questa è una mostra che è promossa, prodotta, comunicata dal pubblico. Quindi questo programma è un mix tra cose che ci arrivano dai privati che noi abbiamo riformulato, cose che stiamo costruendo insieme a risorse private e cose che sono completamente nostre. Sempre, in ogni caso, c'è una grandissima regia, sempre, in ogni caso, noi interveniamo, smontiamo, anche a costo di perderle. Abbiamo perso 3 o 4 mostre anche importanti. La grande mostra di Degas non siamo riusciti a farla perché c'erano problemi di identità degli spazi. Abbiamo perso, temo, una mostra sui Celti che aveva qualche connotazione politica, ma che alla fine era una mostra, viene da ridere pensare oggi, ma che aveva una sua legittimità scientifica perché abbiamo detto questa è una mostra che non ha senso portare al Palazzo Reale, noi vorremmo che se si fa nel luogo che noi abbiamo pensato di deputare alla storia della città, alla città in senso stretto, cioè una specie di spazio dove si descrive il futuro, il presente e il passato della città, che è il Palazzo della Ragione, che è uno dei prossimi luoghi dove lavoreremo e dove dovrebbe andare, questa mostra invece è stata in qualche modo ritirata dai curatori. Quindi, voglio dire, anche a costo di avere spazi meno pieni, credo valga la pena per pensare a una città che ha degli spazi più grandi. Avanti. Poi finisco rapidamente, queste sono due altre cosmologie. Questa è un'idea della quantità di luoghi che producono cultura che c'è a Milano. Noi abbiamo una specie di Via Lattea, nel senso che noi abbiamo negli ultimi
mesi, da luglio in poi, ogni settimana riuniamo a Palazzo Reale, a Spesso Duomo 14, gli operatori di alcuni settori della cultura. L'abbiamo fatto con la musica, poi l'abbiamo fatto con il teatro, col cinema, lo faremo con la fotografia, l'abbiamo fatto con la poesia la settimana scorsa, l'abbiamo fatto con la moda. E invitiamo gli operatori a raccontarci domande, bisogni, aspettative, problemi. Dopodiché ci lavoriamo sopra, anche con gli altri assessori, e cominciamo a rispondere. Ma la cosa più straordinaria di questo lavoro è la mappatura incredibile di soggetti che a Milano fanno cultura. Perché questa è una città dove, a parte la stella centrale delle grandi istituzioni, la cultura è un'impresa diffusa. Ci sono moltissimi giovani, soggetti, associazioni, gruppi, cooperative, piccole imprese che fanno cultura, che hanno deciso di investire la loro vita e il loro lavoro nella cultura. E quindi chi oggi fa la politica sulla cultura non può non tenere conto che questo è un fattore fondamentale. Dove ancora una volta l'operazione, la politica del pubblico non è una politica di dall'alto, di programmazione a tempo, cioè è una politica che deve tenere conto di questa vivacità. Avanti. Questi sono gli incontri, alcuni degli incontri che facciamo. No, indietro, calma. Indietro. Questi sono un po' di incontri che abbiamo fatto e sono centinaia e centinaia di soggetti. Abbiamo 70 teatri, 70 compagnie teatrali a Milano, di cui 20 convenzionate. Abbiamo decine e decine di associazioni e gruppi che fanno musica, sia la musica indie, che è musica invece che hanno settore di musica contemporanea, musica antica. Abbiamo nel cinema una vivacità insofferenza, ma anche lì molto articolata. Eppure questa è una città che in molti di questi campi non riesce ad avere un rilievo, perché mancano tre cose. Una mappatura che consenta a noi di comunicare la varietà dell'offerta e a chi lavora di sapere qual è il suo posto rispetto agli altri, dove sta nella rete, in che punto si è, come è fatto a muoversi. Poi manca una capacità nostra del comune di dare servizi, spazi per esempio, non so, le compagnie che non stabili hanno spesso bisogno di spazi per le prove, e noi stiamo costruendo una rete di scuole dove si possa fare questo lavoro. Spazi per le imprese creative, per i giovani che vogliono fare design o moda, che non hanno spazi per fare laboratori. Questa è la fabbrica del vapore che ieri abbiamo riaperto con una mostra bellissima curata da Mindini, che vi invito ad andare a vedere, perché è davvero una mostra che assume al grado zero del design. Sarà il protagonista di questa dimensione della creatività, della produzione. Quindi la fabbrica del vapore deve tornare a essere quello che doveva essere, perché solo in parte strada c'è un luogo dove chi vuole produrre nel campo della cultura, ma fare impresa, io dico proprio fare impresa, chi vuole guadagnare facendo cultura, non ho nessun problema a dirlo, diciamo, c'è anche problemi di questi ideologismi inaccettabili, deve avere uno spazio dove ha servizi, ha da parte del comune e dalla parte di una rete di soggetti del mondo privato aiuto, che vuol dire aiutare ad accedere al microcredito, aiutare ad accedere alle forme dell'assicurazione, aiutare ad avere rapporti con la committenza e spazi dove fare laboratori, prototipazione e anche dove mettere in scena i prodotti. E questa sarà la fabbrica del vapore. Ma quindi diciamo che è fondamentale dare servizi. La terza cosa che è fondamentale che il pubblico dia è reputazione. Questi centinaia di giovani che lavorano nel teatro, nella musica, nella moda, nel design, chiedono poi alla fine una visione meritocratica che dia reputazione a quelli di loro che hanno un livello. E questo chi lo può fare se non il pubblico? Con delle forme che vanno naturalmente studiate, ma queste sono cose fondamentali della politica culturale. Il che si traduce poi, questa via lattea di energie, si traduce nel fatto che, si traduce nel fatto che stiamo pensando anche a delle iniziative culturali che valorizzino questa dimensione diffusa della cultura a Milano. Una la stiamo facendo per i primi di maggio, saranno tre giorni, 11, 12, 13 maggio, in cui per esempio una delle risorse nascoste, anche se non sconosciute di questa città, cioè che la quantità di compositori, pianisti professionisti, docenti di pianoforte che ci sono in questa città, qualche centinaia, partecipino tutti insieme a uno sforzo collettivo che è quello di far suonare i luoghi dove si eseguono pezzi per pianoforte, quindi dalle case private agli studi ai luoghi
pubblici e luoghi di insegnamento, e per 3 giorni abbiamo organizzato centinaia di concerti a costo zero in tutta la città. Questo è un modo in cui Milano, che è una città di più piccola, potente e con un'energia diffusa, valorizza la sua produzione culturale. Questa cosa la faremo con Piano City, poi avanti, stiamo pensando a una cosa come radio, avanti, e anche una con i cori fatta da fare delle corti, questo è un altro elemento. Chiudo dicendo che il terzo elemento di questa cosmologia, la stella centrale, la Via Lattea diffusa, è questo, ed è una specie di costellazioni, tra virgolette, di periferia. Qui c'è un'altra grande sfida, nel senso che Milano è una città che ha dei quartieri inglobati nella crescita della città molto importanti, le zone di decentramento sono troppo grandi. Allora, uno lavoro che stiamo progettando è di lavorare con le biblioteche. Le biblioteche a Milano sono 24. Sono per me la nostra migliore risorsa, cioè una risorsa straordinaria pubblica. Sono dei luoghi a volte sfasciati, altre volte bellissimi, dove però c'è la Milano vera. Pensionati che vanno a leggere il giornale la mattina, la coppia che si incontra al pomeriggio per leggersi una rivista, gli studenti che vanno a studiare, tantissimi, tantissimi, con provenienze etniche, culturali e religiose assolutamente a 360 gradi, sono sempre affollate, ormai non sono più luoghi del prezzo del libro, sono luoghi dove si va, si discute, si legge, si confronta, d'estate si sta fuori, abbiamo messo il wifi sulle biblioteche, stiamo cercando di trovare dei privati che ci aiutino a migliorare le condizioni spaziali, che a volte sono ridottissime, però le biblioteche sono dei luoghi unici. E allora l'idea è di usare queste biblioteche come dei nodi di reti di quartiere che leghino le biblioteche ai teatri, leghino le biblioteche alle scuole, leghino le biblioteche alle parrocchie, leghino le biblioteche alle cascine, trovando degli intellettuali, degli artisti che ne adottino, in questo caso non chiediamo tanto i soldi ai privati, ma chiediamo ai personaggi della cultura milanese e internazionale di adottarsi una biblioteca per un anno. Si va lì, fanno una programmazione, discutono una serie di eventi, si prendono cura di questi spazi. E questi spazi sono, se poi li pensiamo legati alla stella centrale, una vera struttura, perché per esempio col Museo del Novecento abbiamo immaginato che ci siano dei momenti in cui le opere del Museo del Novecento vanno negli spazi adibiti ad hoc nelle biblioteche di quartiere. Per esempio con quella genio folle di Dario Fo, abbiamo ragionato sul fatto che era una giornata in cui questo suo, come dire, bulimia con cui il disegno diventa elemento per produrre il gesto teatrale, va nelle biblioteche reali e poi torna a Palazzo Reale. Quindi anche questo movimento per cui in periferia non va la cultura di serie B o la cultura periferica, ma va meglio, che abbiamo iniziato portando Barenboim al Teatro Ringhiera a ottobre. Quindi alla fine, avanti, questi distretti, con una specie di distretti di quartiere, si uniti insieme al sistema della stella centrale, che poi si estende, perché questa stella andrà a prendersi, io mi auguro presto, un rapporto con l'Hangar di Cocca, mi auguro presto un rapporto con l'Ansaldo, un rapporto col Museo della Fotografia di Cinisello, se il Museo della Fotografia di Cinisello, cioè, che poi dopo è solamente un tema, non ci sono limiti, e oltretutto c'è anche un problema di rapporto extraumano. Io penso che ci sono 2 città oggi che sono vicinissime, che non erano così vicine fino a 4 anni fa, e che le città hanno cambiato dimensione e anche rapporti di reciproca prossimità. Oggi Torino e Bologna sono 2 pezzi vicinissimi, Milano. Io oggi per andare a Magenta ci metto più tempo che per andare a Bologna. Quindi questo è anche andare a Cinisello. Questo vuol dire che cambia la geografia e cambiano i rapporti di reciprocità. Quindi abbiamo incontrato l'assessore della cultura di Bologna e quello di Torino e stiamo ragionando anche su delle forme che non sia più un peso mito, che alla fine sono 2 festival simultanei, ma pensare 3 giorni in cui, sì, o vomito, che non è tanto bello, oppure pensare a dei momenti in cui ci sono delle trasmigrazioni. Cioè io credo che oggi, se uno può pensare, discuteva con l'assessore di Bologna, che nel tema del campo della musica, che è uno dei luoghi più straordinari, soprattutto in un certo tipo di musica, uno può pensare facilmente di andare a Bologna la mattina ascoltare una cosa, poi il pomeriggio tornare a Milano e poi la sera chiudere a Torino volendo. Cioè, si possono immaginare delle forme di migrazione o di scambio o di simultaneità basate su delle sintonie, però non è un gioco, è una cosa che può cambiare un po' il modo anche di far cultura, potenziando tutto però purché ci sia una grande regia pubblica. Basta.